Il futuro del settore energetico nazionale si chiama biometano e anche Nomondo, la società partecipata a Cavir Eder Ambiente, si sta attrezzando per sviluppare questo tipo di mercato, come racconta Sergio Celotti, amministratore delegato Cavir Nomondo, in questa intervista realizzata allo stand della Caviro presente a Momevi, Fiera dell'Agricoltura di Faenza. Lo stabilimento di Faenza e anche tutta la parte relativa all'energia è quella che utilizza tutti gli scarti, i prodotti, insomma, diciamo, della filiera vitivinicola. Arrivano allo stabilimento di Faenza da tutte le cantine sociali della società e da queste riusciamo a recuperare tutto quello che è possibile, quindi dalla vinaccia recuperiamo colore, la famosa nocianina, recuperiamo acido tartarico che va nei mercati oggi anche al di là dell'alimentare, anche farmaceutico. Siamo fra i primi oggi, abbiamo trovato delle molecole molto particolari per poter proprio sviluppare questo settore. Recuperiamo i vinaccioli per fare i polifenoli, quindi prodotti anche questi importanti anche per la farmaceutica. Poi alla fine del ciclo utilizziamo questi prodotti per fare energia. Quelli derivati da vinacce, fece, materiali diciamo più solidi vengono bruciati, quelli che sono i materiali liquidi, quindi gli scarti degli impianti di distillazione, vanno a fare biogas. E l'intenzione dell'azienda adesso, che sta nascendo un nuovo decreto che parla di biometano, è quello di poter convertire gli impianti a produrre questo biometano che andrà per la carburazione a livello nazionale. È il futuro un po', diciamo, del settore energetico nazionale. Quindi l'ultima parte è quella relativa invece al recupero finale, per cui chiudiamo un ciclo importante, perché tutto quello che rimane poi diventa un ottimo fertilizzante. Quindi facciamo compost, attualmente stiamo facendo due tipologie di compost, l'amendante e compostato misto. Il verde lo recuperiamo dalle importanti quantità che ci dà ERA delle potature del verde pubblico, e qui colgo l'occasione a dire ai cittadini che puliscono per quanto possibile questo materiale, perché ci costringono a costi di pulizia importanti. Noi facciamo, no, con le foglie, l'erba, lo sfalcio, un importante ammendante compostato verde. Con il legno che rimane diventa un buon combustibile. Questi ammendanti stanno oggi, siamo qui allo stand proprio di Enomondo, la società appunto, come dicevo, partecipata da Caviro Eder Ambiente, proprio per cercare di lanciarlo ancora di più agli agricoltori, perché in effetti è un prodotto che ha, con l'impoverimento che abbiamo dei suoli, il problema della desertificazione che sta avanzando, il futuro sarà di poter recuperare da questi scarti, prodotti, chiamiamoli anche rifiuti, di poter recuperare un materiale che oggi è molto molto richiesto dagli agricoltori. È necessario perché abbiamo già dei terreni, cito zona di Ferrara, che oggi siamo l'1% ormai di sostanza organica. Se non ridiamo sostanza organica, il problema diventa veramente complesso.